L'affascinante racconto di un mistero, dalla ricostruzione di un sepolcro in Palestina alle immagini della preparazione dell'ostensione della Sindone del 2015 a Torino, alla quale tra una settimana parteciperà anche Papa Francesco. È il documentario Sindone, storia di un mistero, curato da Marco Roncalli e Andrea Tornielli e prodotto da Egea in collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano e Officina della Comunicazione, presentato la scorsa settimana in Vaticano. Al centro dell'indagine di un gruppo di esperti, il misterioso telo di lino che nel 1353 il cavaliere Goffredo di Charny portò agli re in Francia, sostenendo che si trattasse del sudario che aveva avvolto Gesù nel sepolcro. Nel docufilm, le voci degli esperti ci accompagnano alla scoperta di tutti gli enigmi legati al sacro lino, ricordando le emozioni delle precedenti ostensioni, ma lasciando aperta la questione dell'autenticità della reliquia. Il viaggio parte dalla prima fotografia della Sindone, commissionata nel 1898 da Re Umberto I di Savoia, allora proprietario del telo. Già il 25 maggio 1898, secondo Pia si rende conto che l'immagine dell'uomo della Sindone, vista attraverso il negativo fotografico, mostra qualcosa di assolutamente inatteso. Il comportamento che ha l'immagine sulla Sindone è proprio una codificazione della luce simile a quella che si ritrova sul negativo fotografico. Si capiva che la Sindone era un impronta di un corpo, ma cosa ci fosse di preciso non si era mai visto. L'hanno scoperto proprio con la fotografia, perché fotografando un negativo, automaticamente io ottengo l'opposto. E l'opposto della Sindone è l'immagine di un volto e del corpo di un uomo come siamo abituati a vederlo nella realtà. Sulla Sindone si vedono due diversi tipi di tracce. L'impronta corporea, che è un negativo, e le macchie di sangue, che appaiono invece positive. Si sono formate attraverso due processi indipendenti e in tempi diversi. Certamente prima le macchie di sangue e successivamente l'impronta corporea. Questa è la riproduzione a grandezza naturale della Sindone in negativo. Si tratta di un soggetto di sesso maschile. Una struttura, per così dire, atletica di questo genere e una statura di 178 centimetri non è eccezionale in un soggetto che proviene dalla regione meridionale del Mediterraneo. Crediamo che le evidenze scientifiche ci dicano che non sia possibile al momento né dire una parola definitiva in un senso né nell'altro per quanto riguarda il tema autenticità. Molto più interessante è invece fermarsi, e abbiamo cercato di far questo, sull'immagine, cioè cercare di entrare nel mistero dell'immagine. Da questo punto di vista l'immagine resta un mistero e lo è oggi ancor più di 50 anni fa, nel senso che il modo con cui quell'immagine si è formata non siamo capaci di spiegarlo e nessuno è stato in grado fino ad oggi di riprodurlo. E poi quest'immagine ha la grandezza di introdurre chi la guarda, chi ci sta di fronte, al Vangeli della Passione, è uno specchio dei Vangeli della Passione, una mappa del racconto della Passione e morte di Gesù.